e bentornati sul mio canale. Io sono Martina e come potrete leggere dal titolo di questo video, oggi siamo qui riuniti per parlare di una cosa molto, molto, molto importante per me. Uno degli step più importanti e emozionanti della mia vita, non sto scherzando. Oggi vi mostrerò e vi presenterò la mia collezione creata da me, dei miei ombretti liquidi, chiamata la Galactic Dust Collection. Cuori da stadio in sottofondo. Questa collaborazione è avvenuta grazie a Cosmify, con i quali ho ideato questi 9 ombretti liquidi dal finish metallico che secondo me sono così contenta di ciò che ho potuto creare e vi giuro che vedere materializzarsi qualcosa che avevo io solo nel mio cervello, nella mia mente, adesso lo vedo lì che è reale, cioè l'ho creato io, interamente io, ho ideato tutto io, dal pack ai colori al finish, tutto quanto è stato creato da me. Gli ombretti sono questi qui, sono 9 e sono i miei 9 bimbi. Oh, li amo tantissimo. Se mi seguite su Instagram sapete che io amo l'universo, amo le stelle, amo i colori pastello. Volevo creare qualcosa che rispecchiasse molto questo mio lato di amante dell'universo. Ah, oltretutto ho fatto anche le unghie ispirate a questo pack. Il pack è in cartone, le scritte sono in argento metallico. C'è la scritta Cosmify, la mia firma, il Merton Damex come quella che c'è qui sul canale, e sotto c'è scritto Galactic Dust, che è il nome della collezione. Ho voluto fare l'effetto sul tappo molto universo. Poi dall'alto sono troppo belli da vedere tutti insieme. Sembrano una piccola galassia. Sotto sfuma verso il lilla il pack. E poi l'applicatore è piatto, che è perfetto per creare delle cut crease. E anche io volevo un prodotto che fosse molto veloce per chi non ha tempo, però comunque vuole usare dei colori molto d'effetto. Comunque un make-up look semplice, però molto molto glamour, molto cool. Per esempio, questa cut crease che ho fatto adesso sopra la mia palpebra l'ho fatta usando solo l'applicatore degli ombretti liquidi, e l'ombretto liquido che ho usato è il Sailor Mercury. Adesso vi spiegherò anche tutti i nomi di tutti gli ombretti. Dietro del pack c'è scritto che cos'è, è un eyeshadow, c'è scritto che è made in Italy e inoltre c'è scritta la quantità, ovvero 6 ml. Questi ombretti liquidi costeranno 10,90 € l'uno. Il mio obiettivo era di creare un prodotto ottimo, fantastico, però mantenere il prezzo più basso possibile. Per ridurre i costi al minimo, ho evitato di mettere un pack esterno, quindi vi arriveranno così. Sempre per farvi pagare meno, il meno possibile, ho evitato di mettere le certificazioni. Io ve lo garantisco in prima persona che questi prodotti sono vegani, sono cruelty free, ovvero non testati sugli animali, anche perché sono prodotti in Italia e quindi per legge è impossibile che vengano fatti i test sugli animali, ma mi conoscete, io non creerei mai nulla testato sugli animali. La certificazione è che questi prodotti sono all'80% naturali, appunto perché non è presente un pack secondario di questi ombretti liquidi. Quando li comprerete vi arriverà a casa la cartolina, questa qua, Galactic Dust, molto molto carina, con all'interno tutti gli ingredienti e la quantità di questi ombretti, perché giustamente voi dovete sapere cosa c'è dentro ciò che comprate. E visto che non ho voluto un pack secondario, abbiamo trovato il modo per farvi comunque avere l'inci del prodotto. La cosa che mi piace davvero tanto di questi ombretti liquidi è che possono essere utilizzati in tantissimi modi, per la creazione di cut crease, come vi ho già detto, perché sono molto pigmentati. Di solito quando faccio una cut crease devo mettere il correttore sotto, perché sennò la base non viene abbastanza chiara e quindi l'ombretto non risalta. Invece con questi ombretti liquidi, plum, plum, fate delle cut crease pazzesche in pochissimo tempo. Siccome si asciugano molto in fretta, bisogna andarli a lavorare subito, prima con le dita e poi con l'ombretto in polvere, perché il dito scaldando l'ombretto lo sfuma meglio. Potete anche utilizzarli da soli, senza nient'altro, su tutta la palpebra. Io l'ho fatto un sacco di volte, un sacco di volte mi chiedevate: Martina, ma cosa hai sulla palpebra? E io vi rispondevo con l'emoji delle scimmiette. Non vedo, non sento, non parlo. Basta applicarli sulla palpebra e poi sfumarli col dito e voilà, siete a posto. Avete già un make-up look
pronto. Potete usarli anche come eyeliner, potete anche usarli nell'interno dell'occhio come punto luce, potete usarli anche sulle labbra. Io li ho messi anche sulle labbra per fare delle foto e sono così pigmentati che sono pazzeschi, funzionano bene anche come rossetti metallici. La durata dipende dalla vostra palpebra. Io, per esempio, ho una palpebra oleosa, quindi ho bisogno sempre di mettere un primer sulla mia palpebra, settarlo e poi vado ad utilizzare questi ombretti e mi durano tutto il giorno. Non fanno fallout, non sono transfer, sono pazzeschi, vi giuro. E pensare che sono un prodotto naturale, cioè. Wow. Mentre se invece avete una palpebra secca e non oleosa, potete direttamente utilizzarli e vi rimarranno lì tutto il giorno. E la cosa bella di questi ombretti è come se fossero magici, perché quando li applicate e poi andate a picchiettarli con le dita, escono fuori tutti i glitter che all'inizio non si vede, però hanno dentro dei micro glitter. Non so nemmeno se sto dicendo le cose giuste o se sto. Non lo so, mi sento tipo ubriaca, vi giuro. Martina, sì, professionale, ok. Inoltre, le colorazioni che ho pensato per questa collezione vanno bene sia per persone che prediligono un make-up più classico, più semplice, che non osano tanto col make-up, e sia per chi, come me, invece usa colori un po' più pazzerelli, un po' più particolari. Adesso iniziamo con i vari colori, vi parlerò del significato del nome di ogni colore. Il numero uno, come potevo non scegliere un color oro e chiamarlo Stardust, che è ovviamente un tributo a David Bowie, che io amo tantissimo. E se uno pensa all'universo, secondo me la prima cosa che gli viene in mente è proprio Ziggy Stardust. Bowie era il ragazzo che arrivava dall'universo, l'alieno, il diverso. Io lo adoro per questo e sono una grandissima fan di David Bowie, e quindi questo è dedicato a lui. I love you, David. Passiamo al secondo colore. Il secondo colore è l'argento, che questo qua si chiama 90s Moon, la luna degli anni 90. Siccome io sono una ragazza degli anni 90 e la luna secondo me è di color argento, cioè ovviamente la luna è color argento, no? E inoltre io amo la luna, tant'è che me la sono tatuata anche sul braccio recentemente. Ho una connessione particolare con la luna, io penso veramente che lei ci influenzi in qualche modo. Questo colore sembra metallo liquido e super pigmentato. Quando l'ho visto realizzato, ho detto wow, questo è proprio ciò che volevo. È uno dei miei colori preferiti. Il numero 3 è Comet Cloud, è il colore bronzo della collezione, l'altro must have. Oro, argento e bronzo sono il podio di questa collezione. Anche questo è pigmentatissimo ed è un colore bellissimo. Per chi ha gli occhi verdi e azzurri, secondo me questo è una bomba. Anche ovviamente su chi ha gli occhi marroni, perché anche a me piace un sacco indossarlo. Questo Comet Cloud perché è una parte dell'universo e quindi Comet Cloud, nuvola di comete, un colore che secondo me vi farà impazzire, perché chi li ha già provati mi ha già detto: oh mio Dio, questo è il mio preferito, e io sapevo che questo colore è quello che va per la maggiore, perché le persone amano questo tipo di colore. E siamo arrivati al numero 4, che è Supernova. Questo è un rosa champagne ed è perfetto anche da utilizzare come illuminante nell'interno dell'occhio, ma anche da solo sulla palpebra, è bellissimo. E il nome Supernova è una parte anch'essa dell'universo e quindi secondo me si addiceva molto a questo colore. Uno dei miei preferiti, chissà perché, e il numero 5 è anche questo, tra il colore e il nome è uno dei miei preferiti. Alien Poop, ovvero cacca di alieno, è un lilla argentato. Quando l'ho visto per la prima volta ho detto no, vabbè, wow, questo è il colore che cercavo tantissimo da una vita. Ed è davvero davvero bellissimo. Questo amo utilizzarlo con un look aranciato e fucsia e mettere questo sulla palpebra. Passiamo al colore che ho sulla palpebra adesso, il numero 6, Sailor Mercury. Perché l'ho chiamato Sailor Mercury? Perché comunque è una delle Sailor del cartone, ma Sailor Mercury, se trovo la foto ve la metto qui, io da piccola avevo la bambolina di Sailor Mercury e questo colore è azzurro, verde acqua. E me la ricordava molto. E siccome Sailor Mercury era appunto la mia preferita di quando ero piccina, ho voluto dedicarle il nome. Questo è un verde acqua con dentro dei mini glitter rosa e argento. Questo ce l'avevo qualche tempo fa addosso e Christian da lontano, DMT, mi disse:
Hai uno dei tuoi ombretti addosso, vero? Ti ho vista da lontano che brillavi. E io sì, è uno dei miei. Siamo arrivati al numero 7, quasi alla fine di questa presentazione. Questo è un altro colore che secondo me piace tantissimo a tutti ed è Modern Venus, una Venere moderna. E siccome Venere è rosso, ho voluto scegliere questo nome. Un rosso con una punta di arancio, sempre con all'interno dei glitter color rosso. Il numero 8 è Space Coral, che vuol dire corallo dello spazio, ed è il rosa. Mancava un rosa bello saturo, e questo rosa qui all'interno ha delle pearlescenze, ha dei glitter rosa. Ultimo, ma non meno importante, eccolo qui: è Martian, che è un viola scuro con dentro dei glitter rosa. È diverso da Alipop. Alipop ha più una base argentata, questo è più viola, viola, viola. Il nome, come potete immaginare, Martian, che vuol dire sia marziano, ma è scritto Marti, staccato col trattino an, che sarei io. Perché ovviamente mi chiamo Martina, Marziano, Martina. Io comunque mi sento un po' un alieno, un marziano e mi è piaciuto fare questo gioco di parole. E oltretutto il mio secondo nome è Anna, quindi Martian, Martian. È molto, ha vari significati, diciamo. Io amo mettere il viola sugli occhi e questo qui anche è bellissimo. Dopo averlo applicato, se tamponate con il dito escono tutti questi glitter rosa. Creare questi ombretti non è stato facile. Io ricordo che all'inizio li testavo su di me e poi li testavo sulla palpebra di mia madre, perché lei, avendo una palpebra di una signora di una certa età, di una certa età, mi ammazza se vede questo video mia madre. Se gli ombretti duravano su di lei, ero sicura che sarebbero durati su chiunque, perché lei davvero, la sua palpebra se li mangia gli ombretti. Io la trucco, ma poi dopo qualche ora non c'è più niente. E questi ombretti qui, dopo ore, rimanevano lì. Io davvero andavo lì per fare il test. Io le toccavo la palpebra e vedevo che non mi rimaneva nulla sul dito. E dicevo: wow, ok, ci siamo. Abbiamo trovato la formula perfetta. Io, anche se lo faccio adesso, cioè, non, io tocco la mia palpebra e non c'è nulla. E pensare che non esiste nulla di naturale che sia waterproof, e invece questi ombretti riescono a durare così sulla palpebra. Non sono waterproof, però per essere naturali e avere questa durata, io vi giuro, non ci credevo a volte quando mi toccavo la palpebra di questa meraviglia. All'inizio molte prove andavano male, che io dicevo: no, non è così che lo voglio, no, troppo glitteroso, no, la base non va bene, devono essere più pigmentati, no, 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 no. Alla fine abbiamo trovato la formula perfetta. Io vi giuro, sono innamorata pazza di questi ombretti liquidi e sono contenta di poterli finalmente condividere con voi, mostrare al mondo questi ombretti che hanno totalmente cambiato il mio modo di truccarmi, perché ormai non mi faccio più la cut crease come prima, che ci metto tantissimo. Con un attimo la faccio. Sono davvero davvero contenta e fiera di questa cosa, di questo traguardo nella mia vita. Davvero, se tornassi indietro di qualche anno, ma già solo quando mi sentivo persa, che non trovavo la mia strada nella mia vita, se qualcuno fosse venuto da me a dirmi: Martina, guarda che andrà tutto bene, sarà fantastico, tu non hai idea di cosa ti aspetta la vita, io non gli avrei mai creduto, perché vi giuro che questa cosa sembra una minima cosa, ma per me è una gioia immensa riuscire ad arrivare a creare questo per delle persone, perché più che per me l'ho fatto per voi. Io penso che fino al giorno del lancio non realizzerò bene che cosa sta succedendo, che cosa mi aspetta. Perché davvero è surreale, tutto questo è surreale, ve lo posso giurare. Come ho detto prima, vedere materializzarsi qualcosa che era solo nel tuo cervello. Ringrazio soprattutto voi per tutto il supporto che mi dimostrate, per tutto l'amore che, per quanto smielato possa suonare, ma è vero, io non avrei mai potuto creare nulla del genere se non ci fosse stati voi. Vi ringrazio tantissimo di cuore. Io spero che questo prodotto vi piaccia tanto quanto piace a me, perché secondo me è davvero un prodotto fantastico e non vedo l'ora che voi lo proviate. Il link per acquistare questi ombretti liquidi è giù nella descrizione. Sull'e-commerce di Cosmify troverete la foto degli swatch di ogni singolo ombretto liquido.
su diversi tipi di incarnato. Inoltre ci saranno sul sito le foto di ogni singolo colore applicato con un make-up diverso da me, quindi li vedrete in dettaglio anche lì sul sito. Questo era il video della Galactic Dust Collection in collaborazione con Cosmify. Spero che il video vi sia piaciuto, spero vi piaccia il prodotto. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, quale è il vostro preferito tra gli ombretti che avete visto. Il video è finito, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel mio prossimo video. Mua!